Bella regà, qua è Savis che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi vi porto la duplicazione con amico, facile facile, non è massiva. Requisiti ragazzi, bisogna possedere almeno un veicolo personale attivo, un amico che ci dà una mano, e dobbiamo avere il Knight perché ci servirà o il Terrobyte ragazzi o lo Speedo Custom. Dovremo avere veicolo da sacrificare dove vi pare ragazzi e veicolo da duplicare dentro l'arena. Quindi il requisito ci servirà anche l'arena ragazzi. Io in questo momento entrerò all'interno del mio garage di lusso per prendere il veicolo personale. Quindi una volta recuperato il veicolo personale ragazzi, siamo fuori dal casinò e diciamo al nostro amico di salire sopra il veicolo. A questo punto entriamo ma nel parcheggio ragazzi, non nel garage dell'attico di lusso. Una volta che siamo all'interno del parcheggio scendiamo dalla macchina e facciamo salire il nostro amico che raga deve andare al posto di guida, quindi non mettete passeggeri se no il glitch non funziona. Quindi una volta che il nostro amico è seduto al posto di guida ragazzi, semplicemente noi possiamo uscire dal parcheggio. Quindi ragazzi, a questo punto, una volta che abbiamo fatto ciò, usciamo dal parcheggio e una volta fuori dovremmo teletrasportarci dal nostro Knight con l'attività più vicina. Se non avete ragazzi la possibilità di teletrasportarvi, che ormai lo sapete fare tutti, potete chiamarvi pure lo Sparrow ragazzi e andarci con lo Sparrow. L'importante è che non usate veicoli personali, quindi potete prendere lo Sparrow, il Buzzard o i veicoli dei civili raga. A questo punto, una volta arrivati, entriamo nel piano 1 del Knight, che è dove c'è lo Speedo Custom, ragazzi. Se no, andate nel garage del Terrobyte se volete usare il Terrobyte. Funziona con entrambi i mezzi. La differenza è che con lo Speedo non dobbiamo spendere soldi per comprare il Terrobyte. Quindi, ragazzi, saliamo sullo Speedo. Clicchiamo una volta freccia destra in modo che si bugga la visuale e poi clicchiamo il menu di pausa raga per sbuggare la visuale. Se non vi succede riprovate, vedrete che alla seconda funziona per forza. A questo punto, una volta che ci siamo sbuggati la visuale col menu di pausa, dobbiamo uscire dal Knight. Problema: se non avete la possibilità di teletrasportarvi, raga, dovete fare una cosa, perché normalmente dal Knight ora siamo buggati e non possiamo uscire. Quindi cosa facciamo? Andiamo ad avviare un'attività ragazzi, di quelle che stanno sulla mappa, e una volta che abbiamo avviato l'attività e siamo nella lobby, spegniamo il pad per 20-30 secondi. A questo punto saremo fuori dal Knight, quindi ci prendiamo di nuovo il nostro Sparrow e andiamo ragazzi all'arena. Una volta che siamo all'arena dovremo andare all'interno. Io vi consiglio di andare nel B1 raga, così non succede come è successo a me, che vi fa l'animazione dell'autofficina. A questo punto scegliamo il veicolo che vogliamo duplicare. Prenderò questa Issy così vi faccio vedere appunto la targa che cambia ragazzi, perché prima con l'altro veicolo non aveva la targa, non potevo farvelo vedere. Quindi clicchiamo una volta freccia destra e senza fare nessuna modifica ragazzi, clicchiamo una volta bio cerchio e facciamo esci dall'arena. Una volta che siamo fuori dall'arena dovremmo chiamarci il veicolo da sacrificare, quindi il veicolo che ci darà la targa pulita per fare la Issy pulita. Quindi chiamiamo il meccanico raga e andiamo a prendere un veicolo da sacrificare. Io userò una LG RH8. Una volta che l'ho chiamata attenderò ragazzi quei 5 secondi, 10 secondi proprio a spaziare. Dopodiché gli dirò al mio amico di scendere dal mio veicolo personale all'interno del parcheggio del casinò. E raga, una volta che il nostro amico scenderà dal veicolo e sbadabam, come ben vedete, cambierà il numero di targa. A me è uscita Savio raga, perché il veicolo che ho sacrificato aveva proprio quella targa. Quindi come facciamo per salvare il veicolo duplicato raga? Semplicemente servizi, chiamiamo centro operativo mobile e inseriamo la Issy all'interno del centro operativo mobile.
Regà, se vi siete rotti le palle di stare senza soldi, volete un account moddato con la fast run, magari con 8 miliardi e rango altissimo, non esitate a contattarmi. E se invece volete continuare la duplicazione, raga, mi dispiace, ma bisogna sempre ripetere tutti gli step dall'inizio, perché questa duplicazione non è massiva. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale e alla prossima. Bella, regà. Sbadabam!